Bentrovati amici di Netcaffè, saluto Maria che oggi Gabriele. È vestito da braccio di ferro, vero Maria? Mi sembri... E tu chi sei, Olivia? Non lo sappiamo. Mi pare proprio. Bene, allora è una puntata fresca perché comincia ad arrivare il caldo vero. Di giugno, ma Netcaffè ve lo presenta ben prima Marco Traferri, benvenuto Marco. Buonasera. Che fa un mestiere diverso, nel senso che lui si occupa commercia, rappresenta sì. aziende, così, ma la sua passione è il podcasting. Esattamente. Ha fatto un libro, lo stiamo vedendo, per insegnare a tutti come si costruisce una radio su internet. Maria ha scoperto questo libro, ce l'ha segnalato, l'abbiamo invitato, arriva da Ancona. Da Ancona. Quindi Netcaffè si ramifica anche nel centro Italia. Bene. Marco Traferri invece non diffonde odori, ma diffonde una sorta di nuova scienza. Costruirsi un podcasting, il podcast. Che significa avere su internet una radio dove tu puoi parlare, tutti possono farla. Come nasce questo fenomeno che ormai è mondiale, Marco? Ma nasce nella seconda metà del 2004 grazie all'intuizione di alcuni che comprendono che introducendo alcune istruzioni in determinati file si sarebbe potuto distribuire contenuti multimediali via internet in ogni luogo certo. della terra, ovunque infatti, si dicevamo, sia. Uno dei vantaggi è che per esempio uno ha una radio regionale o locale certo. che può essere messa in onda in tutto il mondo, quindi è un amplificatore di certo. contenuti. No? Eh sì, una radio locale che trasmette a una determinata ora di un determinato giorno una determinata trasmissione. Certo. Se io non posso ascoltarla in quel momento, quando torno a casa me la scarico da internet e me lo ascolto. E questo può avvenire a Milano, ma può avvenire anche dall'altra parte. Marco, noi siamo tutti curiosi e vorremmo diventare dei podcaster. Si dice podcaster? Sì, si dice. Podcaster, si dice, certo. Come si fa? Insegnaci che cosa ci vuole per diventare un autore di podcast. Ma guarda, ci vuole molto poco. È sufficiente un computer, un accesso alla rete, un microfono. E già con questo si può partire e produrre i cosiddetti podcast da distribuire poi su internet. Quindi, con... quindi questa è la base elementare. Sì, poi sì, tu sì, ci hai sì. portato anche microfoni, cioè delle attrezzature un po' sofisticate che stiamo vedendo adesso. Cos'è questo? Un mixer, no? Questo è un mixer, sì. Diciamo che nel momento in cui ti viene la voglia di conferire un tocco un po' più professionale certo. ai tuoi podcast, puoi spendere qualche centinaia di euro, ma comunque nell'ordine di poche centinaia di euro, e dotarti di alcuni strumenti, appunto il mixer che consente di convogliare più ingressi, quindi più certo. voci in un unico segnale. Quindi puoi avere la voce, la musica. Bravo. Senti, invece il microfono è un microfono normale, quello che tu usi per fare il podcasting? Sì. O ha qualcosa di speciale? No, 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 il mio è un microfono a condensatore, dipende poi dal tipo di impiego che uno deve farci, quindi io ho dei microfoni specifici per acquisire musica classica, perché ho il privilegio di collaborare certo. a un sito che fa podcasting di musica classica, ma poi insomma... anche lì non c'è bisogno di spendere grandi cifre. Tra l'altro Marco, ho visto che il tuo libro è scritto con un linguaggio semplice, trasparente, sì. che tutti possono capire, non a caso l'ha letto anche Maria, cioè, ecco. E quindi certo. abbiamo capito tutti, anche noi che non siamo esperti, vero Maria, che poi alla fine noi non siamo degli esperti ma dei no. divulgatori, ma poi andiamo a vedere nei dettagli anche con l'aiuto di Maria quali sono i podcast dove tu hai introdotto dei contenuti e sono molto belli, soprattutto quelli sulla musica. Allora Maria. Bene, torniamo in studio col nostro amico Marco Traferri, ha scritto un libro, Podcasting, che è un po' il fenomeno dell'anno, tutti possono creare su internet una radio. Prima abbiamo detto che ci serve un notebook, un collegamento a banda larga, un microfono, ma poi vedo sulla tua scrivania, Marco, un altro strumento, sì. cos'è? È una scheda audio esterna, non è indispensabile, si può produrre podcast anche con la scheda audio interna. Interna al computer, però contribuisce a conferire una qualità decisamente migliore, decisamente maggiore alla certo. registrazione, i rumori di fondo non ci sono più, insomma la musica cambia. La musica cambia. Senti, a proposito di musica, tu hai fatto un sito insieme ad altri tuoi colleghi, diciamo collabori, sì. a un sito che si chiama dacapoalfine.it e si parla di musica classica, che è un argomento che ci vuole nella vita. Andiamo sì. a vedere il sito. Eccolo qui Marco, come funziona? Ma è un sito che si preoccupa di produrre podcast, quindi trasmissioni in formato MP3 e che parlano queste trasmissioni di musica classica, quindi ha l'obiettivo di diffondere un po' la conoscenza della musica classica mediante internet. Io
ho contribuito a fondarlo, il sito non è il mio, però ho il privilegio di collaborare con il coautore alla Ricordiamo produzione. Anche un altro sito interessante, anche se non abbiamo il tempo di vederlo, che parla proprio di musica, si chiama A Scuola di Piano. Sì. Cosa succede in quel sito brevemente? Sì, A Scuola di Piano è della stessa autrice di Da Capo al Fine, che è una musicista, si chiama Giovanna Piccioni, e di Ancona. Io ho il privilegio di collaborare a questi progetti. A Scuola di Piano si prefigge di portare in podcasting, quindi di distribuire via internet, registrazioni di lezioni di piano tenute da docenti di buon livello. Li raggiunge attraverso internet. Ti ringrazio, Marco. E poi ricordiamo che costa 9,90 euro, che per un libro che ti spiega il podcasting è anche poco, no? Sì, edito da Apogeo, consentimi di dirlo. Sì, Apogeo, ma costa anche poco, dovete fare un prezzo più alto. Ma no. Maria si lamenta, costa poco. Se le cose costano poco, non vanno bene, hai capito dove siamo arrivati? Allora, i nostri ospiti in particolare il nostro scrittore, podcasting che funziona, Aldo Traferri, che è arrivato a trovarci da Marco Traferri. Maria, quanto costa quel libro? 9,90 euro. E chi è l'editore? Apogeo. Bravissima. So tutto. Il nostro amico Domenico, che ci ha portato il primo computer HD, che riceve l'HD. Stefano, con informazioni dalla finanza e altro. E poi Nicola, che ci ha allietato con questi tools, questi geek, che, come dire, rinfrescano un po' la nostra... Mi dai qualcosa per picchiare, la Maria? La magica non va, l'orsetto. Le donne si picchiano solo con gli orsetti. Ricordiamo l'appuntamento a domenica prossima. Siamo anche su Sky, 901 di Sky.